Ciao ragazzi, oggi vi mostro The Fake Akan Ever. Tutto quello che vedete non esiste. Prima di tutto, un mazzo di carte completamente esaminabile. Ok. Ora non esiste uno stack, possiamo mescolare, ma prima di tutto scegliamo la carta random 9 di picche. 9 di picche su un mazzo regolare ci deve essere per forza, questo è ovvio, ma non ci interessa. E capirete perché. Se io mescolo le carte, cioè miscuglio regolare, non so dove è il 9 di picche, non so proprio niente, ma non così. Guardate come io mescolo, è importante. Cioè, io non posso sapere mai dove è il 9 di picche. Sto mescolando, ragazzi, mescolo tante volte in modo da farvi capire che è impossibile, ok? Ora non sappiamo dov'è. Lascio qui il mazzo, anzi è ben visibile che si vede bene. Ok. Ora vado a generare un numero. Spero che si veda bene da 1 a 52. Ok, il numero viene sotto. Numero 33 da 1 a 52. Bene, contiamo 33. 1, 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 9 di picche. Tutte carte regolari. Questo, vedete, da 1,52, questo è il tipico esempio di una can fake. Lucene all'MC davanti ai prestatori fece questo. Quindi come si può creare un miracolo con un mazzo di carte regolari? E per farvi capire come la differenza tra la realtà e la finzione è un filo sottilissimo, invisibile, ma che si può creare. Semplicemente, questo farvi capire la realtà di tutto, potrà venire fuori qualsiasi carta al mondo, chiaramente. Chiaramente applicazione da 1 a 52, scaricabile dal Play Store. Questo numero che vengono fuori, vedete? E io vi ho fatto vedere un miracolo. Miracolo, ma è una can fake.